Buongiorno, buongiorno, è mattino, sono le 7:30 di domenica e sto mettendo un pochino di protezione solare, questo qua, perché vado a correre. Oggi svegliarmi è stato un po' faticoso, devo ammettere, sono un po' in coma, però. Sapete che un paio di volte alla settimana vado a correre, in pratica la maggior parte delle volte in cui mi alleno, cioè 5 volte in cui mi alleno coi pesi, dopo faccio spinning 30 minuti, mentre le altre 2 volte in cui non mi alleno coi pesi, 2 giorni che rimangono, vado a correre. Non faccio tanto, faccio 5 km, 3 se non ce la faccio a farne 5, sono stanca, insomma. 3/5 km, quindi poca roba. Però stamattina ero cotta. Però mi sono riproposta di forzarmi e basta, perché l'altro giorno mi sono svegliata proprio tardi e se inizio a svegliarmi tardi poi non torno più nella routine dello svegliarmi presto, cioè ci torno a fatica, quindi c'è un giorno in cui mi devo tirare su anche se vorrei continuare a dormire. Però domani cioè, tornerò a essere di nuovo più naturalmente portata a svegliarmi presto, c'è un giorno per forza di coma profondo. E boh, quindi zero trucco, niente per il momento, ovviamente zero colazione perché io non riesco a correre se ho mangiato, devo andare a stomaco vuoto per una questione proprio che mi rimbalza tutto sullo stomaco, e prendere il caffè amaro. Però non ho voglia di lavarmi l'apparecchio e mettere di nuovo tutto. Quindi vado a correre, poi torno, colazione, caffè, inizio la giornata. Si parte. Adesso un bel top che sostenga le poche tette che possiedo. Il sole è ovviamente già sorto perché d'estate è così, però ci vediamo fra una mezz'ora. Anche meno. Allora, sono addirittura già truccata, ragazzi, mi sono preparata, truccata, ho girato un video, ho provato il nuovo Pillow Talk Medium, cioè, bellissimo, cioè, proprio come me l'aspettavo, proprio, 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 proprio il rossetto del colore che mi piace tantissimo e ho anche già pranzato perché praticamente dopo che sono tornata dalla corsa mi sono fatta la doccia, mi sono preparato, ho girato un video e poi ho preparato il pranzo. Mi sono fatta un'insalata buonissima di pomodorini picadilli, gamberetti, quelli surgelati boreali, no? Li ho fatti sbollentare in acqua e poi sfreddati sotto l'acqua fredda, ne ho messo 100 grammi, poi ho messo una schirella, un uovo sodo e basta, la schirella e un uovo sodo, i gamberetti e i pomodori, un filo d'olio, pepe e sale, buonissima, e l'ho mangiato con una fetta di quel pane che compro di segale con il cumino e il finocchio. Mamma mia, se lo ritrovo lo prenderò anche in vacanza alla Lidl, è super buono. E adesso praticamente il mio vicino mi ha portato il pacco, quindi vi faccio vedere che cosa ho preso da Foodspring e poi come promesso vi faccio vedere i profumi. Allora, pacco gigante, non so se vi posso far vedere tutto perché ci sono delle nuove uscite, quindi ve le potrò far vedere credo a fine mese. Adesso comunque vediamo, ho ripreso ovviamente la creatina che sapete che io prendo sempre, sempre, sempre in cronico praticamente, cioè tutti i giorni. È un volumizzatore cellulare, quindi perfetto per chi vuole fare pesi e vuole ovviamente un po' crescere muscolarmente. In questo periodo io sono piuttosto secca, sono piuttosto priva di massa muscolare, ma sto facendo un periodo appunto di riduzione del grasso corporeo per ripartire poi a settembre.
settembre a costruire di nuovo il muscolo che purtroppo durante il lockdown con il fatto che sono stata ferma ho perso, quindi ho perso muscolo, ho messo un pochino di grasso, ovviamente non si parla di peso ma si parla di percentuali, cioè il mio peso è rimasto uguale, la composizione è cambiata, quindi questo è un prodotto molto buono, secondo me è il migliore integratore per chi vuole mettere un po' di massa muscolare, quindi adesso probabilmente già da metà agosto rinizierò a portarmi piano piano in normocalorica e poi in ipercalorica la creatina è essenziale. Poi ho preso le vitamine, che sapete prendo sempre, le daily vitamins, sono le il multivitaminico. Io non amo la frutta, quindi non le mangio praticamente mai, però mangio abbastanza verdure, solo che ovviamente facendo degli allenamenti molto intensi i miei processi ossidativi sono ovviamente aumentati rispetto a quelli di una persona che non fa così tanto sport, quindi un multivitaminico è consigliato. Poi zinco e magnesio, che sono un'abbinata ottima anche per quanto riguarda la regolazione sonno-veglia. Io infatti li prendo sempre prima di dormire, sono ottimi come abbinata proprio per gli sportivi, favoriscono il recupero, aiutano anche a dormire meglio, quindi anche questo integratore di zinco magnesio non manca mai appunto nella mia integrazione sportiva. E poi ho preso per la prima volta invece questo prodotto che si chiama Shape Caps, questo non l'avevo mai provato, è la prima volta in assoluto che lo provo, proprio perché in questa fase sto facendo appunto questa fase di riduzione della mia massa grassa. Ovviamente ragazzi questo è un discorso che sto facendo perché io ho intenzione di portarmi a un livello se possibile che mi possa consentire di partecipare ad una gara, è ovvio che io sia assolutamente a livello di peso perfetta, cioè nel senso non devo perdere chili né niente, io sto semplicemente cercando di fare un discorso di aumento di peso e di riduzione di grasso, quindi io mi auguro nel breve periodo, insomma quando inizierò ad andare in ipercalorica, di pesare ovviamente di più perché voglio costruire massa. Però aspettate che questa pesa tantissimo e mi sta spaccando le gambe, però in pratica adesso ancora per un mesetto farò questo programma appunto di riduzione del grasso corporeo. Perché? Perché questo poi aiuta a costruire la massa in maniera più pulita, cioè quando voi costruite il muscolo cosa succede? Date un po' più di calorie al corpo, dando però più calorie al corpo, il corpo deve possibilmente, dovete strutturare il tutto in modo che il corpo usi quelle calorie per costruire muscoli e non per mettere ciccia. Se partite da una base abbastanza pulita, base significa da un corpo che ha una percentuale diciamo per un atleta bassa di grasso, non parlo di persone normali, questa costruzione muscolare pulita insomma verrà meglio, ok? Quindi nell'ottica diciamo di questo tipo di risultato voglio provare le Shape Caps. Non mi ricordo esattamente cosa contengano, è vero che cosa contengono? Contengono Garcinia Cambogia, L-carnitina e chitosano, guarana e caffeina più coenzima Q10. Infatti questo devo assolutamente dosarlo relativamente però anche all'altro che prendo, che è l'Energy Aminos, quindi anche questi vi danno diciamo quel pre-workout che vi dà un po' di energia, devo dosarli relativamente al fatto che assumo anche l'altro, quindi ho l'uno o l'altro. Poi ho ripreso i coconut chips, che sono appunto le scagliette di cocco, mi piacciono tantissimo, tipo messe nello yogurt la mattina, cocco essiccato, è molto buono. Poi ho preso le nuove creme, sempre da aggiungere allo yogurt, che sono, una si chiama la Just Peanuts, quindi le noccioline americane con cacao e datteri, e l'altra invece è la Just Cashew, che sono gli anacardi con cocco e datteri, sempre praticamente sono di due tipi, mi piacciono tantissime, ne metto un cucchiaino in pratica tipo 30 grammi, la aggiungo alla colazione del mattino, cioè allo yogurt. E poi ho preso le classiche, quelle appunto alla nocciola, e me ne hanno mandato una, sembra la nocciola della versione vegana, che mi piace tanto. Altri prodotti non ve li posso far vedere perché sono delle novità e ve ne parlerò praticamente più in là nel tempo, perché sono delle anteprime che ancora non vi posso far vedere, mentre
un altro prodotto l'ho preso specificatamente per le vacanze, perché mi sarà molto utile, spero, per organizzare i pasti durante le vacanze, quindi ve lo farò vedere appunto quando sarò in Sardegna. Mi è entrata qualcosa nell'occhio. Comunque, come sapete, io collaboro con Foodspring, quindi se volete fare degli acquisti, in info box vi lascio il link con anche il codice sconto che potete utilizzare, avete il 15%. Ma adesso vi faccio vedere i profumi, come vi ho promesso, quindi profumi che utilizzo appunto nel periodo estivo. Voilà, allora nel frattempo ho fatto anche una cassetta di integratori che porterò in vacanza per dividerli con mio fratello, barrette, proteine, che so, i brownies porto così li faccio giù, insomma varie cose di Foodspring che posso dividere con lui durante l'estate, insomma ce le mangiamo insieme, le palline, quelle che amo, insomma varie cose. E ho messo qua tutti i profumi. Allora, a parte Mademoiselle Piguet, che sapete è uno dei miei ultimi acquisti, che è un profumo che costa un sacco di soldi. Allora, si è scaricata la batteria, dicevo che costa un sacco di soldi, e io mi sono presa solo perché ho trovato la profumeria che li svendeva, perché chiudeva. Ve l'avevo detto, controllo di non avere rossetto sui denti, e quindi l'ho preso. È molto, secondo me, serale, è estivo, però ha una nota centrale molto molto voluttuosa, molto avvolgente, molto calda, quindi comunque secondo me è molto bello d'estate, ma di sera. Un altro, faccio vedere prima quelli costosi, vabbè vi ho fatto vedere ovviamente l'ultimo acquisto che ho appena preso, che è My Way di Armani. Poi tra quelli costosi c'è questo che mi era stato regalato per un San Valentino da Pablo, ed è Ange au Demon di Givenchy, però l'edition Croisière, è la tipologia di Ange au Demon, Les Secrets, quindi molto molto concentrato, un profumo buonissimo, proprio specifico per l'estate, perché è proprio edizione Croisière, però anche questo secondo me è serale, perché è molto femminile, molto intenso, un po' da scia, ecco, ma mamma mia, è qualcosa di buonissimo, non ne ho tantissimo. Vabbè, quest'anno passo, questo lo porto tutte le estati, me lo porto dietro, da quando ce l'ho minimo 5-6 anni, però ne ho tanti, quindi non li consumo così tanti, così tanto. Poi, altri due molto adatti, secondo me, alla stagione estiva, sempre costosi, sono uno Lo Fresh, che se non mi sbaglio ha una nota dentro di anice, che lo rende particolarmente estivo, è di Heisenberg, che l'ho detto, sì, questo è veramente fresco, infatti si chiama O Fresh, è molto adatto all'estate, questo secondo me si può portare tranquillamente anche di giorno, mentre questo qua lo porterei più la sera, devo dirvi la verità, ed è Back to Paris, che è sempre appunto di Heisenberg, però un po' più avvolgente, un po' più intenso. Oggi non riesco a girare questa clip, c'era la scheda di memoria piena, va bene, di questo ho la versione piccolina. Poi mi sa che adesso iniziamo con quelli che non sono molto costosi, o meglio, questo è medio ed è praticamente della casa francese di profumi Fragonard, questo l'ho preso in Costa Azzurra, si chiama Soleil, questo qua è proprio l'estate addosso, infatti vedete ha questa boccetta con il sole. Fragonard lo trovate anche in Brera a Milano, non so se lo trovate anche da altre parti, onestamente non so, un po' di nicchia, però è proprio una casa francese della Costa Azzurra, e io quando ero andata in Costa Azzurra avevo proprio visitato anche il loro laboratorio stupendo, e questo qua è un'esplosione di profumi che vi fa veramente sentire in estate. Cercatelo, non è super caro, però insomma non è neanche a buon mercato. Poi super 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 estivi, secondo me adattissimi anche al giorno, sono il Brazilian Crush, che è questa sorta di acqua profumata, è una body mist buonissima di Sol de Janeiro, questa viene venduta anche da Sephora, e con la boccettina in plastica, quindi io la adoro anche da portarsi dietro, la potete spruzzare anche durante il giorno tranquillamente, perché ha proprio quei tipici profumi che vi sanno di abbronzanti, che vi sanno di profumi estivi per eccellenza, molto fresco, molto fruttato, strabuono. E un altro super estivo, proprio mentre gli altri volendo
Sì, io li uso in estate, però nulla vieta che voi, cioè un My Way tuberosa gelsomino, lo usiate anche d'inverno, anzi è bello caldo, anche di giorno, d'inverno va benissimo, mentre appunto per l'estate lo riserverei alla sera. Questa è proprio estate, questo idem è abbastanza estivo. Loro proprio non si possono usare d'inverno, oddio non si possono, sapete che alla fine è vero che non ci sono regole nel make up e nel beauty, ognuno un po' fa quello che vuole, però ecco, proprio Sol de Janeiro, Brazilian Crush, proprio boom, un'esplosione di estate, che ve lo dico a fare, questo è uno dei miei profumi preferiti low cost, è di Yves Rocher ed è il Monoi, si chiama Eau de Vainé, o credo che sia, no? Sì, Eau de Vainé è praticamente Monoi. Questo è un profumo che voi vi spruzzate addosso e siete in Polinesia. Cioè, se vi piace il Monoi è il profumo per voi. Poi, Dico Dalì mi fa impazzire letteralmente. Uso il binomio spesso. Il Thé de Vigne, che praticamente io ho l'olio e il profumo, se voi mettete l'olio nella parte superiore che vi dà questa satinatura alla pelle, ve la fa bella, lucida, morbida, profumata dopo che magari avete passato una giornata al sole, è un olio appunto nutriente che idrata, rende setosissimi, e poi ci spruzzate sopra il Thé de Vigne, che è praticamente la loro acqua fresca, o fresh come secondo nome, è praticamente un profumo super frizzante, sa un po' di uva secondo me, comunque sembra proprio di stare in un giardino d'estate con le vigne alle spalle, c'è proprio un'atmosfera super super estiva. Questi, vedete, faccio fatica a portarmene solo due, perché ditemi voi se io in vacanza non mi dovrei portare il Monoi, cioè ho il Brazilian Crush, ho questa abbinata qua, cioè ok che non posso portare tutto, però io me li voglio godere, cioè tutte le sere di vacanza, cioè i profumi per me sono proprio una coccola, cioè più del make up, preferisco avere un filo di mascara ma avere tutta la mia skin care, corpo e tutto il mio profumo, è una cosa a cui negli ultimi anni sono proprio addicted, cioè più di tutto il resto, skin care e profumi, body care, così mi piace essere, cioè coccolarmi bene in vacanza, avere tutti i miei trattamenti in vacanza. Poi è ovvio, per deformazione professionale, per il fatto che c'è il canale eccetera, e quindi creo anche contenuti, io mi porto anche il make up, ma se me lo dovessero chiedere potrei rinunciare al make up, andare avanti con un po' di mascara, sopracciglia, un gloss, un po' di blush sfumato sulle guance, ma tutto questo faccio molta fatica, quindi cosa fareste voi al posto mio? Imbottireste la smartina? Perché io sinceramente credo che molti di questi me li porterò. Poi, Erbolario, due che mi piacciono da impazzire, uno lo sto usando moltissimo ultimamente perché avevo anche la crema corpo, quindi questo mi sa proprio di mio profumo estivo prima di andare a letto, questo è Fiori, cioè vi deve piacere il profumo del fiore, è Dalia proprio, è super femminile, super delicato, quindi un profumo che va bene per l'estate perché appunto è delicato, non è invadente, però è veramente molto femminile. I floreali di Erbolario poi sono molto intensi, e l'altro che mi piace molto più fresco, questo è Fiori di Giada, no, Albero di Giada, scusate, buonissimo, se vi piacciono ecco le profumazioni molto fresche questo va benissimo. Poi ancora uno che mi piace utilizzare d'estate perché è agrumato, è al tè verde e poi dice Nectar in Blossom, quindi è veramente super, sì, sa, è fresco, sa d'estate, sa di leggero, è un po' esperidato, è di Elizabeth Arden, appunto si chiama Green Tea Nectar in Blossom, è stupendo questo profumo, fatemelo, mamma che buono, questo sa appunto di agrumi con un misto sotto che sembra quasi di pesca, di frutto appunto di frutta zuccherina, è proprio giusto il nome, buonerrimo. Un altro sempre in questo tipo di mood, scattante, frizzante, energico, fresco d'estate, è un profumo di Adidas, non mi ricordo se questo me l'avessero mandato o l'avessi comprato al Tigotà, forse l'avevo preso al Tigotà, è veramente buono.
se siete delle sportive e volete qualcosa di frizzante, giovane, leggero, così d'estate, senza troppe pretese, è veramente simpatico questo profumino. Si chiama Fruity Rhythm, quindi il ritmo della frutta, è un fruttato appunto ed è veramente piacevole, non dà noia, ecco. Poi un'acqua di Cologne che è un must, questa è una famosissima eau de Cologne di Roger Gallet, che utilizzo tantissimo. Non riesco a leggere bene il nome, credo che sia proprio la classica eau de Cologne di Roger Gallet, cioè questa è proprio perfetta d'estate, se volete, cioè i profumi estivi nascevano, se non ricordo male, proprio come eau de Cologne, quindi questo va strabene. Se volete un super mega classicone che non muore mai, leggermente agrumato, molto buono. Poi arriviamo a dei profumi di Yves Rocher che mi piacciono molto, ma prima passo per un profumo di Elan che sto iniziando a usare da poco, molto buono, un misto tra un fruttato e un floreale, perché è praticamente ortensia e fico, è buonissimo. Questo anche è veramente super estivo, perché ortensia e fico ovviamente è un profumo eccezionale appunto per l'estate, perché ha quella nota floreale addolcita e è resa più avvolgente, più calda dal fico che è appunto zuccherino, buonissima. Poi uno che ho preso di recente da DM, se non sbaglio, e l'avevo preso in super offerta, è questo profumo di Ungaro che non ricordo come si chiami, vedete ha questa forma un po' strana, un po' particolare, vediamo se riesco a leggere sotto il nome. No ragazzi, non c'è scritto da nessuna parte, ho buttato la scatola, però è un profumo molto molto femminile, buonissimo, serale, secondo me molto femminile, molto intenso, molto buono. Eccolo qua, Ungaro, in questa forma qua, l'ho pagato pochissimo, è una versione ovviamente come vedete piccolina, ma se non mi ricordo male ve l'avevo fatto vedere in qualche vlog, l'ho pagato tipo 8 euro 9 euro, una roba del genere, veramente una fesseria. Poi questo ve l'ho fatto vedere da poco nei profumi preferiti, Lo Fresh alla rosa, cioè nei profumi preferiti, nei prodotti preferiti, è Lo Fresh alla rosa di Yves Rocher, strabuono, ovviamente lo dice il nome stesso, è un floreale freschissimo, molto molto leggero, molto adatto all'estate, se vi piace la rosa vi ci farete il bagno, è veramente molto buono. E tutta la linea poi di profumi che aveva fatto Yves Rocher 2 anni fa, se non sbaglio, queste fragranze qua, e mi piace tantissimo per l'estate il Plein Soleil, che ve lo dico a fare, è appunto un profumo perfetto per l'estate, ma lo dice il nome, è proprio una giornata di pieno sole estiva, quindi gradevolissimo. E poi ho le versioni piccoline sempre della stessa linea e mi piace tantissimo, vabbè ho il Plein Soleil piccolino che l'ho messo qua perché probabilmente me lo porto dietro in Sardegna, poi ho il Tropical Temptation che ovviamente è un'esplosione di frutta tropicale, di profumi tropicali, quindi molto molto estivo anche lui, buonissimo, questo mi piace tantissimo. Il Sel d'Azur, che è praticamente un profumo salino, quindi mega fresco, che sa di mare, che sa di fresco, buonissimo. E poi il Matin Blanc, questo qua va bene sempre, anche d'inverno, sempre, è uno di quei profumi cosiddetti che sanno di pulito, ecco, il profumo sì, che sa di pulito, che sa di bucato steso al sole, che sa di lenzuola che mettete nel letto, bianche, profumate di sapone di Marsiglia, ecco questo è quel tipo di profumo. Questi sono tutti i profumi che utilizzo in questa stagione, ve li ho fatti vedere proprio tutti, non credo di usarne nessuno al di fuori di questi, e vi devo dire la verità, non so resistere a portarne più di qualcuno, cioè quantomeno facendo proprio una cernita vorrei portare il Plein Soleil, che è appunto piccolino, il Thé de Vigne con il suo olio, il Brazilian Crush, che è quest'acqua profumata da giorno buonissima, il Monoi, che non manca mai, e quantomeno
Vorrei portare ovviamente i nuovi, questi due grandi che sono i nuovi che ho portato, e sono molto indecisa, devo dirvi la verità, su di lui, l'ortensia e fico. Oddio, io vorrei anche portare questi, cioè, vabbè, tutti, però questi che vi ho detto più di tutti gli altri, effettivamente. Non so come fare. Fatemi sapere voi come vi organizzate per le vacanze, se le fate appunto utilizzando la macchina. È ovvio che se le fate utilizzando l'aereo non ha senso questo discorso, porterei dei campioncini, usa e getta via, torni senza niente. Però nel caso mio, che appunto trascorrerò parecchi giorni e andrò comodamente con la Smart, sono sola, quindi comunque nella Smart dietro ci sta un sacco di roba, ho anche tutto il sedile del viaggiatore libero dove mettere delle cose, quindi voglio dire, anche se mi porto, che so, questo coso di profumi, non casca il mondo, e che alla fine porto tanto di tutto, tanto di questo, tanto di quello, la macchina stracarica ogni anno. E basta, insomma, quindi questo è un po' il mio dilemma, i crucci della vita, quali profumi portare? No, ovviamente ci sono problemi più gravi, ma si fa per parlare, no? E ditemi come vi organizzate voi, se... ecco, io se partissi per un periodo breve, tipo una settimana o 10 giorni, anche no, però l'idea di passare magari tutta l'estate e tornare, che so, a settembre a Milano, non essermi goduta le cose nell'estate, per l'estate, cioè questo qua poi lo so che non lo metto più quando torno, quindi mi dispiace questo. Vabbè, niente, spero di avervi tenuto compagnia, ragazzi, con questo vlog. Io vi saluto perché adesso mi metterò a editare il vlog, no, scusate, il video che uscirà oggi, che è domenica. Sono le 4 e quindi poi dopo andrò ad allenarmi in palestra, tornerò e mi dedicherò sempre a prepararmi un po' di valigie perché ho la partenza abbastanza imminente. Seguitemi anche sugli altri social, quindi su Instagram e su Facebook. Vi mando un bacio, ci vediamo domani con un nuovo video e buona serata. Ciao!